Bairo finalmente è tornato il mercatino d'autunno, finalmente dopo 2 anni di fermo a causa della pandemia. Sì, finalmente, è stato difficile, è stata una scommessa perché anche quest'anno ovviamente l'organizzazione parte molti mesi prima che non a novembre, quindi settembre così eravamo ancora sull'indecisione, mi ha detto no, ci dobbiamo riuscire, ci dobbiamo provare perché eravamo stufi sinceramente di essere fermi, quindi con tutte le precauzioni del caso, poi con le regole, tutte quelle che sono subentrate, green pass, una cosa e l'altra, ce l'abbiamo fatta, siamo soddisfatti. È stato difficile perché comunque dopo 2 anni di fermo mantenere un gruppo piccolino come il nostro e anche nelle cose più piccole ti trovi un po' in difficoltà, non sai bene come muoverti, però è una soddisfazione. Poi siamo stati graziati anche dal sole oggi, che negli ultimi anni non eravamo stati così fortunati, quindi bene, sono soddisfatta. Ecco, è un successo a prescindere, già solo averlo fatto, averlo organizzato. E sono numerosi gli hobbisti, gli artigiani qui presenti? Assolutamente sì, anche quest'anno abbiamo una sessantina di espositori, persone storiche, classiche che noi abbiamo da anni, che sono nostri grandi amici ormai, e anche nuovi espositori che magari in questo periodo di chiusura così si sono inventati un nuovo hobby. Quindi sì, una sessantina di espositori tra tutti. E in più abbiamo De Zutto con Fior d'Alpaca, che è un ragazzo giovane di San Benigno che ha un allevamento di alpaca, che ci ha portato a vedere un paio di esemplari che sono adorabili ovviamente. Oltre a Castagnata, l'immancabile Zabaglione. Certo, ovviamente, quello Sava Sandir è il nostro cavallo di battaglia, rimarrà cavallo di battaglia, non c'è pandemia che tenga. Quindi sì, Castagnate, sono già in azione dalle due e mezza i miei operatori, quindi castagne, zabaglione, vin brulé, dolci, ce n'è per tutti i gusti.